Ciao, io sono Vince e questa è casa mia, l'opinione calcistica che nessuno ha richiesto. Eccoci in un'altra insopportabile sosta per le nazionali e per riempire un po' questo buco ho pensato di annoiarvi un po' dicendo un paio di cavolate delle mie. Allora, avevo tre argomenti nella testa. Allora, mi è capitato dopo la fine del derby di riguardare quello che avevo detto e di ripensare a quello che era successo. Volevo un attimo riprendere il derby per fare un'analisi breve, un po' più a mente lucida, un po' più a freddo. E diciamo che una delle cose che mi è venuta da dire è che comunque nel complesso il risultato è giusto, ma che probabilmente l'Inter ha avuto, diciamo, un controllo migliore della partita e effettivamente nel video avevo detto che le occasioni più grandi le avevamo avute noi, ma devo un po' rivedere questo giudizio perché in realtà l'Inter ha sbagliato un rigore, abbiamo fatto un salvataggio sulla linea con Ballo Touré. Diciamo che l'Inter è stata forse più pericolosa del Milan. Poi è vero che a livello numerico il Milan forse ha prodotto di più, ma quelli più grossi sono stati dell'Inter, oggettivamente. E anche, diciamo, l'analisi sul primo rigore, diciamo che è molto al limite, ma mi metto nei panni dell'arbitro di quello che lui è riuscito a vedere e secondo me ci sta che abbia fischiato rigore. Ma che limite, che non c'è un cazzo, poi, non era rigore quello. Poi che sia una situazione dove al VAR gli si poteva far notare, ma guarda che il kebabaro gli ha preso un braccio, l'ha tirato giù, gli ha messo la gamba davanti. Cioè, diciamo che è un rigore che io non avrei dato, ma provo a sforzarmi di capire, non mi ricordo chi cazzo era, Doveri? No, chi era? Era Doveri? Doveri. O Valerio Doveri. No, Doveri. Che nella sua visuale da dietro un paio di cose che ha fatto Çalhanoğlu non le ha viste, ma vede la gamba di Kessié che gli va tra le gambe. Quindi diciamo che perdono Doveri in linea di massima per quello, solo per quello. E nel complesso il pari va bene e che non ho visto ancora comunque quel tipo di carattere e mentalità che avrei voluto vedere nei ragazzi e che quindi comunque il punto me lo tengo stretto e me lo porto a casa. Nel complesso comunque tutti hanno detto che è stato un bellissimo derby. Secondo me a livello emotivo sì, a livello calcistico si potevano vedere anche cose più belle. Invece secondo me è stato giocato molto sui nervi e sulla tenuta fisica, che negli ultimi quarto d'ora 20 minuti ha visto un Milan che ci stava più dentro. Invece l'Inter era calata un po'. Comunque vabbè ragazzi, il derby è andato, guardiamo avanti. Veniamo al secondo argomento, che riguarda ancora una volta questo maledetto rinnovo di Kessié e anche i nostri recenti ex, le loro storie le controverse. Allora, diciamo che se voi vi ricordate vi dicevo che ero ottimista sul rinnovo di Kessié, che bastava aspettare un po' di tempo e cose così. La realtà è che adesso, a prescindere dai rumors dei giornali e dei giornalai più che altro, comincio a pensare che se a metà novembre non ci sono notizie e anche i segnali che arrivano da Maldini non sono incoraggianti, comincio a pensare che la cosa migliore che possiamo fare, se ci riusciamo, è venderlo a gennaio, perché ormai che sì, ho la sensazione, anche se giudico il derby come l'ha giocato, che non si senta più un giocatore del Milan. Quindi se riusciamo a fare qualche soldo a gennaio e qualche squadra con un minimo di dignità e onestà ci dà qualche euro, bene, se no temo che vivremo un terzo capitolo di quelli che se ne vanno via gratis, cagandoci in testa e mancandoci completamente di rispetto. E tu da adesso dici se fosse? Se fosse un libro? Quindi, Frengo, per quanto mi riguarda, questo da parte mia è un addio. Perché mi sa tanto che tu nella testa non sei più rosso nero, sei presidente di sto grande cazzo. Da quando sei diventato il presidente, di fatto tutti quelli che sono chiamati in causa riescono ad esprimersi al meglio. È questo il valore aggiunto del Milan, che chi gioca alla fine fa bene. No, sì, è vero, io sono presidente di sto cazzo, E che tutto quello che hai detto a luglio potevi pesarlo e pensarci bene prima di uscirtene allo scoperto, che nessuno ti aveva chiesto niente. Ci fai una bruttissima figura, guarda che fine hanno fatto il tabaccaio che taglia il kebab e che fine ha fatto
quel povero cucciolo di Castellammare che soffre a fare queste panchine a Parigi. È dura, gli pesa tanto fare panchina, ha detto che al Milan giocava sempre, povero cucciolo lui, adesso sta male, ci soffre a fare queste panchine. Io ragazzi un po' mi dispiace perché lui soffre, perché quando si asciuga con la 100 euro lui soffre, ragazzi, sta male, cioè capite, sta male. E poi c'è quell'altro, il kebabaro, che ha fatto il grosso durante il derby, no? C'aveva fretta, no? Fretta di andare da altre E diciamo che dal nulla, perché noi comunque di lui non parlavamo mai, l'avevamo completamente ignorato, ridevamo delle sue prestazioni imbarazzanti dove in una squadra dove ormai non è più titolare, perché l'ha messo nel derby perché appunto puntava sulle sue motivazioni, ma ormai non è più titolare neanche lì. E la verità è che poi ora ti sei fatto dei nuovi nemici che non avevi, perché noi non ti stavamo manco cagando e tu te ne sei venuto fuori facendo lo splendido nel derby. Ora cosa ti devo dire? Adesso devi stare attento quando cammini per Milano, non solo alla mia Volkswagen Up bianca, ma a qualche personcina in più, perché fidati che alcuni milanisti non dimenticano, quindi stai attento. Se fossi in te un kebabaro me lo aprirei, perché forse lì fai pace con la gente, perché se dai buono da mangiare si dimentica, però stai attento. Tra l'altro c'è immagine di copertina su YouTube, kebab da Castellammare di Stabia con Gigio e suo fratello Raiola col cappellino. E tra l'altro suo fratello gioca più di lui in questo momento. Ma quanto siete belli, famiglia Gingiarumma. Ultimo argomento, ragazzi, nazionale. Io faccio una premessa, registro questo video prima della partita di lunedì in Irlanda del Nord e dopo aver visto Italia-Svizzera. Io in realtà stavo giocando a poker nel frattempo, quindi diciamo che mi è pesata un po' meno perché la partita era imbarazzante. Hai pure vinto. E ho anche vinto, tra l'altro. Io, la nazionale no. E la cosa bella qual è? Che a prescindere da come andrà domani, io trovo che si è fatto una testa grossa così e un culo quadro al signor Ventura quando arrivò secondo nel girone di qualificazione dietro a una Spagna che era nettamente più forte e quando poi in due partite con la Svezia non ne ha vinta neanche una. Ma secondo me arrivare in questo girone a pari punti con la Svizzera e non avendola mai battuta in due partite non è tanto meno disonorevole, perché onestamente parlando, dopo che ti sei portato a casa la Coppa di Campione d'Europa, non vincere a mani basse questo girone era capricciante, ragazzi. Cioè, la realtà è che tutta la fortuna, la buona stella che hai avuto in estate per un mese, la stai pagando in questi mesi, dove l'Italia non ha più fatto una prestazione decente e dove l'Italia non riesce più a battere neanche avversari modesti come la Svizzera e la Bulgaria. Ora, con l'Irlanda del Nord puoi anche vincere, qualificarti e arrivare primo nel girone. La mia idea non cambia. Questa nazionale non ha un gioco e ha giocatori mediocri. Cioè adesso siamo arrivati a dire che mancava Immobile. Cioè fino a un giorno prima eravamo a dirgli che era una merda, che non beccava un pallone a ogni partita. Adesso ci mancava Immobile. Diciamo che questa nazionale non ha gioco. Diciamo che questa nazionale vive di spunti dei singoli e di colpi di fortuna. Perché la verità è che adesso in questi mesi hai dimostrato che non sei campione d'Europa. Sei stato il campione di quel mese. E basta. Perché onestamente parlando il campo e i risultati parlano da soli. Poi avete voglia a prendervela con Jorginho perché ha sbagliato due rigori. Ragazzi, i rigori si sbagliano, ma bisogna avere i coglioni di ripresentarsi sul dischetto per tirarli ancora. Solo chi ha il coraggio di tirarli di nuovo ha le palle di tirarli. Esatto, è chiaro, no? Concetto, è chiaro il concetto, no? Cioè bisogna avere comunque i coglioni per ritirarli di nuovo. Non come fa di tira a giro che dice c'ho i coglioni, io l'ho tirato di nuovo. Cioè ragazzi, non è che perché un giocatore sbaglia un rigore è colpa sua se non andiamo ai mondiali o se andremo a fare gli spareggi. La verità è che questa squadra non ha un gioco e ha solo un'unità di gruppo che però non ti fa superare le avversità quando le partite nei 90 minuti le devi vincere. Io ve l'avevo già detto nei mesi precedenti.
quando l'Italia è costretta a vincere una partita nei 90 minuti, raramente ci riesce. Questa è la verità. Quindi finché andavi in supplementare c'era il bambino di Castellammare che doveva parare i rigori, andava tutto bene, tutto, ah, oh, quanto è forte questa Italia. Ma adesso che bisogna fare le vittorie nei 90 minuti, si fanno delle grandissime figure di merda e basta. Quindi io continuo a non sostenere questa nazionale ed è inutile che si parli di una nazionale che si prepara a vincere il campionato del mondo. Ancora ci dobbiamo arrivare, punto primo. Punto secondo, ci sono nazionali molto più attrezzate, con giocatori di livello più alto, comunque con prospettivi, dei prospetti più alti dei nostri, ed è inutile che ci illudiamo di poter andare a fare bella figura in Qatar. Poi può succedere di tutto, ma onestamente io non la vedo così. Cioè, poi posso sbagliarmi, mi prenderete per il culo nel prossimo dicembre del 2022 quando l'Italia sarà campione del mondo, lo accetto, ma onestamente quest'Italia qua non può competere con le grandi nazionali del mondo, perché parlano i fatti, il campo parla. E non è che perché mancava qualche giocatore, perché l'Italia questa è. Cioè, quando gli altri c'hanno Mbappé, Lewandowski, cioè giocatori che comunque fanno tanti gol, e noi no, c'è Benzema, così, quello è. Comunque ragazzi, per oggi vi ho annoiato abbastanza, ci vediamo presto per un altro video e speriamo che questa settimana delle nazionali passi in fretta. Quando volete tornate a casa mia senza la pioggia. Ciao! Il video più bello è finire con la macelleria Samir. E se avete bisogno di ottima carne, andate da Samir. Io non ci vado mai.